Hola, un saluto, io sono Giovanni. In questo nuovo video ti presento un programma gratuito chiamato CRISPR Free ADS Blocker che ti permette di bloccare tutto l'annuncio di pubblicità mentre navega su internet. Entonces, non massa annuncio mentre miras un video desde YouTube, Vimeo, Medkeffi, The Motion Break e altro. Il programma lo puoi scaricare dal sito ufficiale www.crispr.com. Una volta che state nel tuo sito, fai clic qui nella sezione download. Ora, da questa pagina, busca il programma. Mi pare che sta qui abajo e sta qui. Ora, fai clic in questo bottone in corrispondenza del nome del programma. Aspetta un momentito. Ora busco la posizione del tuo computer dove guardare il programma. Io, per esempio, lo pongo nel desktop e nel finale assist click in guardare. Ora tieni solo che sperare che la descarga tiene. Ricordo che il tempo dipende sempre dalla velocità di tua connessione. Terminata la descarga, ora tienes che iniziare la procedura di installazione. Per questo, haces clic o doppio clic sopra il file descargato, così come ti sto mostrando. Ora, haces clic in Ejecutare. Elige un idioma per l'installazione e luego haces clic in Aceptare. Ora, haces clic in Siguiente. Accepta l'accordo e luego haces clic in Siguiente. Questa è la carpeta di destino dove si installa il programma. Io ti consiglio di lasciarla così, però se quieres la puoi modificare. E luego haces clic in Siguiente. Queste sono due opzioni che ti dà il programma. La prima ti permette di creare un'icona nello scrittorio e la seconda ti permette di creare un'icona di inizio rapido. Io voglio attivare la prima e la seconda voi a chitarra, così. E luego haces clic in Siguiente. E nel finale haces clic in Installare. Espera che la installazione termine. Una vez terminata, haces clic in Finalizzare para avviare il programma. Questa è la parte iniziale del programma che, come verrà, è molto semplice da usare. Para iniziare il programma, haces clic qui nel bottone verde. Para detenere il programma, haces clic nel bottone rojo. Attivando questa proprietà, il programma si inizia in automatico con l'inizio di Windows. Desde qui, eliges il browser che más usas, donde quieres che il programma bloquea l'annuncio di pubblicità. Io ti consiglio di usare questo, che sono quattro browser más utilizzato. Desde qui, il programma blocca l'annuncio specifico, dipendendo dall'idioma del sito. Elige tu l'idioma. E ora voglio hacerte un esempio. Ora ti voglio mostrare un pequeño esempio. Primero usando il programma disattivato e luego activandolo para mostrarte lo che può fare il programma. Entonces, vamos en YouTube. Io ho buscato un video di Shakira. Tenemos aquí. Vamos a entrare. Speriamo che empiece il video. Tengo un pochino la connessione lenta, necessito un pochino di tempo. E sta qui. Questo è un tipo di annuncio di pubblicità che appare nel video di YouTube. Ora vamos a attivare il programma. Ricorda, facendo clic qui nel bottone verde. Ok, sta attivato. Regresiamo su YouTube e vamos a sedere nuovamente nel video di Shakira. E come potrás osservare, l'annuncio desaparece. Sta qui, viste? L'annuncio desaparece. Entonces, il programma ha fatto molto bene il suo lavoro. Il programma blocca l'annuncio di pubblicità che appare quando si apre il sito. Riduce la velocità dell'apertura del sito. Entonces, hasta ahora podrás mirar video e altro sin estar distraído de los anuncios de publicidad. Ora ti voglio fare un pequeño resumen sobre questo magnifico programma. Entonces, il programma blocca lo molestos annuncio
de banner, lo que reduce el tiempo de carga de la página y guarda su ancho de banda. Bloque tu anuncio de video en YouTube, del Motion, Vimeo, Break, otro sitio web de video. Bloques de multimedia y otro tipo no convencional de publicidad. Protege tu privacidad mediante el bloqueo de secuencias de comando de seguimiento de la red, de anuncio y contadores web. Soporte para los principales navegadores Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3 o superior, Google Chrome, Opera. Me parece un lindísimo y perfecto programa, sobre todo es gratuito. Prima di terminare, vorrei dirti un'altra cosita sul programma. Desde qui puoi vedere il numero di annuncio bloccato. Entonces, per ora tutto. Spero che questo video ti possa servire. Spero che mi comprendiste. Spero di migliorarmi e spero di vederti pronto nel prossimo video. Un lindo saluto. Ciao!